Mi chiamo Laura Bagliasta, sono responsabile del servizio pubblico di questa biblioteca. Abbiamo pensato, dopo avervi parlato di Carlo Cattaneo e di altri miti, di parlarvi anche di questo mito che è Aldous, perché l'università in cui siete è un gioiello dal punto di vista architettonico, nel senso che gli stabilimenti in cui siete stati e la struttura complessiva è stata riprogettata da un architetto molto importante. Rossi, che nel Novecento è stato uno dei pochi architetti a vincere italiani, che sono solo due, lui e Renzo Piano, a aver vinto il Pritzker, che è il premio Nobel dell'architettura. Quindi se avete amici che fanno architettura e nominate Aldo Rossi, si illumina il volto, vi assicuro. Ecco, la sfida era una sfida molto grande, perché avere a che fare con un cotrificio, quindi con un edificio che è nato con degli obiettivi completamente diversi, rivisitarlo, però facendolo in modo da integrare la struttura nella città da una parte e poi soddisfando questa nuova funzione che era quella di realizzare delle aule, di realizzare dei luoghi di aggregazione e così via. E lui ci è riuscito molto bene. Quello che vedete là in fondo è sostanzialmente il classico della realizzazione per come è stata progettata. Vi faccio notare, comunque lo noterete girando per questa università, alcuni stilemi tipici di Aldo Rossi. Non so se avete visto entrando nel bar o comunque quando eravate nel cortile dei Gessi queste colonne molto grandi. Siete passati sotto una sorta di frontone di tempio di fianco ai colonnoni. Questi sono quelli che si chiamano archetipi, nel senso il tentativo di rivisitare l'arte greco-romana classica, ovviamente in chiave moderna. Quindi questo è un tratto caratteristico, anche scendendo a valle, noterete questi colonnoni anche della parte bassa. Per cui questo tentativo di mantenere degli stilemi che ci sono in tutta la sua architettura. Quindi se vedrete le scuole e altre realizzazioni fatte da lui, accorgerete che ci sono gli stessi tipi di stilemi. Qui avete appunto la parte di disegno, che sono i bozzetti, e poi invece la realizzazione vera e propria. Tra l'altro, lui, tanto per richiamarci ancora Carlo Cattaneo, era un estimatore di Carlo Cattaneo. Cattaneo scrisse un saggio che riguardava la città come fulcro della vita propulsiva della nazione, e lui a lezione spiegava Carlo Cattaneo. Per cui abbiamo tutta questa serie di fili rossi tra i nostri miti, quindi Luca. Ecco, vi faccio notare, passandoci, guardatelo, lo riconoscete bene, dove avete fatto il vostro break, questo è il cortile dei Gessi. Questa è una struttura che non è stata realizzata, che vedete invece lì attraverso i Gessetti. Questo è il cortile dei Gessi, questa è la torre. E poi voi scenderete, e praticamente da qua, e andrete nella parte bassa. Qua dove eravate questa mattina a fare, questa parte non è stata realizzata. Questo era il mio disegno originale. Avete delle domande? Avete mai sentito parlare di Aldo Rossi? Io lo sento, magari qualcuno. No, magari tutti sono appassionati di architettura, però chi non lo è, stasera vado a vedere la Fondazione Aldo Rossi, perché guardando questi riconoscerete gli altri suoi bozzetti, riconoscerete questi stilemi tipici della sua architettura. Poi, qua di fianco, se volete, perché siete appassionati di archeologia industriale, sono alcuni dei libri della biblioteca di archeologia industriale.